Buonasera telespettatori di ETV, ci troviamo nel Parco del Cavaticcio, avrete riconosciuto il luogo, un Daedalus speciale oggi perché vi vogliamo portare ancora una volta sotto Bologna, nei sotterranei di Bologna. Questa è la vasca, diciamo così, che tutti voi conoscete, siamo quasi sui viali, in fondo a via Don Minzoni, questa dietro di voi, diciamo così, c'è la Salara, davanti vedete appunto tutto il nuovo comparto della manifattura delle arti. Qui c'era l'ex macello, in questo momento lo state vedendo, e appunto la Salara. Questo è parte del canale, di quello che diventerà poi il canale navile. Noi già 2 anni fa vi abbiamo portato all'interno e al di sotto del canale, all'altezza più o meno di via Marconi, via Rivareno. Quest'anno siamo un po' più a valle, cioè qui appunto comincia di fatto il canale navile, poco più avanti. Ci addentriamo all'interno di quella che è la grata, che solitamente diventa chiusa, che solitamente è chiusa. Entriamo adesso al di sotto di via Don Minzoni, e vi facciamo vedere qualcosa che non è mai stato mostrato davanti alle telecamere. Seguiteci. Allora, abbiamo oltrepassato la grata, siamo di fatto dentro già la galleria. Siamo con Fabio Marchi, segretario della chiusa del consorzio della chiusa di Casalecchio. Noi oggi, questa sera, vediamo e mostriamo ai bolognesi qualcosa che di solito non è possibile vedere. Che cosa vedremo? No, certo, questo è chiuso al pubblico, ci andiamo noi solo come addetti ai lavori. Vediamo quel po' che rimane dell'antico porto, del porto più fortunato, Bologna ne ha avuti 5, questo è quello che è durato di più e ha avuto più commercio. Quindi porto con gli attracchi delle imbarcazioni e quant'altro? Certo, li possiamo vedere qua, le bitte dove veramente attraccavano le barche, tutto sommato solo fino a 100 anni fa. Ecco, quindi dobbiamo immaginarci che fino a 100 anni fa tutto questo era scoperto, era la luce del sole? Assolutamente, certo, sì sì. Era l'arrivo di un tragitto molto lungo da Malalbergo, si risaliva trainati dai cavalli, si arrivava qui dove ci si fermava, si caricava e si ripartiva con queste strane barche uguali prua e poppa per poter navigare nei due sensi. Quindi l'acqua era parecchio alta, qui in questo momento siamo con degli stivali di gomma che vengono quasi completamente sommersi, però diciamo così che c'era più acqua evidentemente in passato o no? Beh, il livello dell'acqua era più o meno questo, forse anche qualcosa di più, perché dobbiamo pensare che le barche che avevano un piccolissimo pescaggio attraccavano in quei punti. Questa è una superfettazione recente per sicurezza, perché se qualcuno dovesse cadere non ha salto. Vedete la profondità, sarebbe stato un pericolo incombente. In questo modo si ottiene l'effetto della presenza d'acqua, ma se qualcuno dovesse cadere in realtà non fa nulla, non si fa male. Oggi tutto questo canale è mantenuto in funzione dal consorzio della chiusa, ci sono dei macchinari, qui vediamo alla nostra sinistra, che servono a filtrare l'acqua. Che cosa si fa nello specifico? Dunque, in realtà devo rispondere in due modi. Il canale vero e proprio, che è quello sotto i nostri piedi, sotto in basso, lo mantiene il consorzio della chiusa, mentre questa piscina, il finto canale, per i motivi di sicurezza che ho detto, sono del Comune di Bologna, perché è diventata una piazza dell'acqua, un parco cittadino. Per evitare che l'acqua ristagni, soprattutto nel periodo estivo col calore, dovete immaginare il sole che picchia su questo poco battente, si avrebbero problemi. Questo sistema di pompe e filtri invece è del Comune di Bologna. Bene, allora seguiteci insieme a Fabio Marchi, e poi tra poco riconosceremo Massimo Brunelli di Bologna Sotterranea. Seguiteci sotto nelle viscere di Bologna. Allora, stiamo camminando all'interno del canale e, come vedete, la volta è piuttosto alta, sono diversi metri. Eravamo abituati, quando abbiamo fatto le incursioni,
più a monte, diciamo così, a un livello di altezza molto più basso. Qui invece vedete la volta è molto alta. Il canale scorre più o meno sulla parte destra, qui si cammina agevolmente e appunto chi volesse come noi avventurarsi in questo senso riesce a camminare senza nessun problema. Vedete che il canale è totalmente prosciugato perché proprio in questi giorni il Comune di Bologna, d'accordo con la chiusa, di fatto prosciuga, toglie il livello dell'acqua, abbassa totalmente il livello dell'acqua dei canali per poi procedere a interventi di manutenzione ordinaria. Adesso andiamo avanti nel nostro cammino, proseguiamo e vediamo che cosa troviamo. Fabio Marchi, siamo in corrispondenza di quello che assomiglia a un'immissione, un immissario. Che cosa c'è qui? Di cosa si tratta? Questo è l'arrivo, il punto di arrivo di una delle vicinanze, cioè delle canalette principali che prendevano acqua dal canale di Reno a monte, in via della Grada, via Rivareno, lo portavano all'interno della città dove c'erano gli usi industriali, qui in particolare le grandi industrie, perché c'era parecchia acqua, e questa era l'immissione in prossimità del porto. Quindi erano degli scarichi di fatto o no? Erano le chiaviche, i condotti con chiave, non una parolaccia, ma condotto regolato con chiave. Questa derivazione aveva diritto dell'acqua per qualche ora in alcuni giorni della settimana. C'era una tornazione in tutte le diverse derivazioni rigida, perché avere corrente voleva dire lavorare, si lavorava indipendentemente dal giorno alla notte. In quelle ore tutta questa fetta, questo settore della città era attivo. Quando l'acqua veniva chiusa si riposava, si faceva manutenzione, si predisponeva per il turno successivo. Una sorta di disco orario, diciamo così, dell'utilizzo dell'acqua. Esattamente, come se ora, oggi, Enel ci desse energia solo dalle alle. Il concetto è lo stesso, solo che questa è energia elettrica direttamente, mentre allora si parlava di acqua, quindi di energia idraulica. E come promesso siamo con Massimo Brunelli di Bologna Sotterranea. Buonasera. Che ci accompagna, buonasera Massimo, che ci accompagna come solito in queste escursioni al di sotto, nel sottosuolo della nostra Bologna, qui sopra di noi. Diciamo che abbiamo già oltrepassato la sede stradale di via Don Minzoni probabilmente, e dietro tu sei appassionato anche ed esperto di rifugi antiaerei, diciamo, della Seconda Guerra Mondiale. Dietro di noi poteva esserci un rifugio, secondo lei? Sì, sicuramente è stato ricavato a mezza altezza dal canale che abbiamo alle nostre spalle, poteva contenere circa 20-25 persone. L'ingresso principale sembra strano, ma nel 43 era dal canale, mentre la via di fuga costruita all'interno del rifugio stesso dava sul viale. All'epoca la circolazione dei mezzi era molto scarsa, quindi la quantità di metri che ci sono sopra di noi poteva dare una protezione leggermente maggiore che un semplice rifugio anticrollo costruito sotto un palazzo o nella cantina o di un garage. Ma quindi la gente che voleva rifugiarsi qui doveva per forza passare dal canale? Sì, esatto, entrava nella grande buca del cavaticcio, si infilava nel canale che poi diventava navile e poi con una scaletta saliva questo dislivello per poi rifugiarsi dentro. Ci sono ancora tracce di un primitivo impianto elettrico, una piccola panchina, una traccia di lettere fatte col fumo di candela, una E e una A, però non siamo riusciti a decifrare. Questo è uno dei tantissimi rifugi costruiti tra il 36 e il 47, addirittura alcuni dopo la guerra sono stati terminati. Si dice 7.964 presi in carico dall'allora Genio Civile e dall'amministrazione comunale. Questo, uno di quelli di cui si era perso il ricordo, è uno di questi quasi 8.000 ripari fatti in Bologna.
ricordiamo anche lo sforzo vostro di Bologna Sotterranea per rimetterli a sesto, in sesto, diciamo così, questi rifugi, e poterli farli visitare, poter farli visitare da parte della cittadinanza, dei bolognesi, dei cittadini, chiunque, insomma. Esatto, è una delle tante priorità che ha l'Associazione Amici delle Belle Acque di Sotterranea di Bologna, e come abbiamo fatto ultimamente, anche stiamo procedendo con il rifugio di Villa Revelin, che lo stiamo recuperando totalmente, anche questo fa parte di un censimento che oggi ha portato più di 880 rifugi visti e mappati. Si ha la sensazione davvero di camminare dentro a una grotta, e in questo punto di fatto la volta si abbassa parecchio e lo spazio sopra la testa diminuisce. Spiegava Fabio Marchi che la maggiore altezza, diciamo così, sopra la nostra testa che abbiamo osservato poco fa è dovuta al fatto che questo è il punto più basso di fatto del livello dei canali di Bologna. Quando eravamo in via Rivareno eravamo invece in un punto molto più alto, necessario per creare poi il salto, no? La cascata dell'acqua per far muovere turbine e quant'altro. In questo momento invece qui siamo veramente molto bassi rispetto al livello della sede stradale, anche perché non c'era, insomma, più bisogno di creare evidentemente dei salti. Ecco. Fabio Marchi, là in fondo vediamo della luce, che cos'è? Laggiù ritorna a vedere il sole o le stelle, è il punto dove finisce il cavaticcio, si riunisce al canale delle Moline, dall'altra parte siamo alla Bova o al Maccagnano, se vogliamo dire in termini di porti, l'antico porto fuori le mura prima che fosse realizzato quello dal quale siamo partiti dentro la città. Siamo in un altro punto importante, Fabio Marchi, qui vediamo che c'è una diciamo differenza, c'è una discontinuità per quanto riguarda la sede del canale. Che cosa significa questo? Beh, ci racconta sopra e sotto, ci raccontano una diversa copertura nel tempo. Questa è una copertura antica, sopra la muratura, sotto la muratura. Questo è il canale come era coperto dai nostri nonni. Questa è una copertura più recente, siamo negli anni 70. È straordinario guardare come tutto ciò che è in muratura sia in perfette condizioni. Guardate la incoltellata di mattoni, come si dice a Bologna, cioè il mattone messo di testa, di coltello, in maniera da resistere meglio all'erosione, di straordinaria fattura e anche resistenza, ha secoli e non mostra le rughe che invece dovrebbe avere. Quindi diciamo vecchio di secoli, ed era quello che potevano vedere, appunto, come lei diceva, i nostri nonni quando era scoperto qui il canale. Dove siamo noi ancora per un metro, in questa parte, mentre questo era già coperto da più tempo. 3. Fabio Marchi, non è molto incoraggiante quello che vediamo lì? Ma in realtà è fanghiglia, niente di grave, niente di particolare. È una delle vecchie canalette, perché tutto il sistema idraulico della città, i tetti, le strade, i cortili scaricano qui dentro. L'importante è che scarichino solo la parte bianca, ovviamente. Un tempo c'era anche la nera, ma non c'erano le fognature. Oggi si cerca, si tende, si vuole tenerle distinte. Quindi diciamo che sono condotte antiche che ancora vengono utilizzate in modo efficiente. Sì, sì, si vede bagnato, c'è uno scarico, ma è acqua, non è come un tempo lo scarico nero. La differenza, la grande differenza come qualità di vita, devo dire, perché avere solo acque bianche, quest'acqua poi a valle viene usata per l'agricoltura, quindi è bene che sia così. Ecco qui un'altra di queste canaline, diciamo, questa anche alla vista ci appare molto più pulita, molto più bella, più larga,
diciamo così, i marchi da cui proviene acqua che si sente cadere in questo momento. Sì, questo è un collettore molto più grande del precedente, evidentemente in questo collettore converge una fetta di città molto più ampia, si può vedere lassù in cima la differenza. Fino a non moltissimi anni fa scaricava, come si dice, il tal quale dentro, non c'erano le fognature, non si poteva fare altro. Da allora un muro e un tubo. La parte nera se ne va in fognatura, se ne va al depuratore, viene trattata. Quando piove l'eccesso di portata, l'acqua di pioggia, l'acqua chiara, scolma dentro attraverso questo bel manufatto. Ecco Marchi, questo mi dà modo di parlare anche di un'altra cosa molto importante, quello che è la vostra attività per garantire il deflusso regolare di acqua piovana. Quando insomma piove tanto è pericoloso, perché ci si potrebbe essere un allagamento della città o di parti di città. Invece grazie alla tenuta, diciamo, di queste condutture e di questi canali, la città di Bologna non va sott'acqua, diciamo. Esattamente, questo lo possiamo affermare con tranquillità. Questo sistema costruito di canali, oggi ci sono più di 50 km sotto la città medievale, la città murata, ha la funzione di recettore, di sistema di smaltimento, costruito per portare acqua per la seta, la canapa, la carta, eccetera. Cessata questa attività, ha cominciato a diventare il vero sistema che preserva l'assetto territoriale. Quando piove noi dobbiamo fare velocemente l'operazione, prima di tenere acqua dentro, vuotarlo perché i canali siano capaci di raccogliere l'acqua di pioggia e portarla via. La città è impermeabile, non assorbe nulla, i canali hanno questa funzione, raccogliere e smaltire. Ma quindi questo sistema è automatico o ci deve essere qualcuno che opera tutte le volte? No, magari. L'uomo è assolutamente necessario. Oggi ci aiuta la meteorologia, ci aiuta un sistema di regolazione da Casalecchio e da San Ruffillo automatizzato e telecontrollato, però è anche vero che gli eventi sono sempre più concentrati, pericolosi, violenti, concentrati nel tempo e nella quantità. Quindi c'è bisogno assolutamente dell'intervento umano al momento per regolare, vuotare e aprire tutto affinché l'acqua scoli tranquillamente, ma anche tutto quello prima che non si vede di manutenzione perché siano inefficienti. Allora, qui siamo in corrispondenza di un tombino, di fatto, che si apre sulla sede stradale e vedete l'altezza, diciamo così, quanto siamo sotto, quanto siamo distanti dalla sede stradale. Da qui è possibile anche vedere quella che era l'altezza dell'acqua, quella che è l'altezza dell'acqua quando il canale, diciamo così, è a regime, non c'è la chiusura. Ecco qui, arriva più o meno in corrispondenza di questa scaletta, di questo livello della scaletta, quindi si parla di quasi un metro e 80, possiamo dire, Marchi? Sì, esattamente. Questo ovviamente quando la centrale idroelettrica è in funzione, quando non è in funzione è molto più basso. Dopo quasi un chilometro, diciamo così, di camminata, rivediamo il cielo, la luce del sole, le condizioni, diciamo così, dell'acqua sono un po' cambiate, sono meno attraenti, per così dire, ma è un problema anche di ristagno dell'acqua, che come vedete non scorre a causa appunto della chiusura di cui abbiamo parlato all'inizio, programmata della chiusa di Casalecchio. Allora, esattamente sopra di noi c'è via Bovi Campeggi, quindi di fatto siamo al di fuori dei viali di circonvallazione, come dicevamo a un chilometro più o meno dalla zona in cui siamo partiti, da cui siamo partiti. Fabio Marchi, dietro di noi c'è un altro porto ed era un porto importante. Sì, prima e dopo il porto di Porta Galliera, dei Bentivoglio, il Maccagnano, era l'arrivo delle barche. Nel periodo più fulgido e più florido era quello dal quale siamo partiti in città. Negli altri tempi era qui ancora, laggiù in fondo si vedono le bitte, si vedono le porte vinciane che permettevano l'ultima risalita delle barche quando andavano contr'acqua, cioè venivano verso Bologna per poter arrivare poi nel porto principale con zero pendenza e quindi senza fatica. Perché questa zona si chiama La Bova? E poi è via Bovi Campeggi che ha dato nome alla Bova, o è La Bova che ha a che fare con via Bovi Campeggi? O è un caso? No, è solo un'assonanza. Bovi Campeggi era uno dei mille. La Bova è perché c'è una biforcazione e si uniscono il cavaticcio da questa parte, il canale delle Moline, con dentro l'Aposa da quell'altra, si riuniscono insieme, cambiano nome e diventa il canale Navile. Ma è solo un'assonanza. Quindi possiamo dire che qui nasce il canale, comincia il canale Navile, insomma. A 100 metri, a pochi metri, inizia il vero e proprio canale Navile, la parte navigabile.
il Naviglia è dove si navigava, sopra no. Allora adesso siamo arrivati in fondo, diciamo così, al nostro percorso, non ci rimane che tornare indietro. E siamo arrivati ormai al punto di partenza, siamo tornati nella vasca del Parco del Cavaticcio, grazie ancora al consorzio della Chiesa di Casalecchio, Fabio Marchi, e a Bologna Sotterranea con Massimo Brunelli, che vediamo qui, che ci ha accompagnato in questo viaggio come sempre. Allora, Fabio Marchi e consorzio dei canali di Rene Savena, sempre per la loro gentilissima disponibilità. C'è una stretta collaborazione anche con voi di Bologna Sotterranea, che saltuariamente portate le persone, portate i bolognesi a vedere non tutto quello che abbiamo visto noi questa sera, però buona parte. Esatto, e una volta all'anno si fa un percorso che si chiama Bologna Underground, nei siti gestiti direttamente dal consorzio, il quale li mette a disposizione. Noi come associazione forniamo la parte di segreteria, logistica e di sicurezza. Allora, Massimo Brunelli, appuntamento a quando e a quali prossime iniziative, possiamo dire? Allora, ce ne sono diverse in ballo, vi daremo notizie appena... C'è il sito, esatto. Allora, salutiamo anche Fabio Marchi, che raggiungiamo non senza qualche difficoltà. Grazie per questo bel giro, insomma, è sempre importante fare vedere la Bologna, che non tutti conoscono, a chi ci abita di fatto. Certo, è una parte importante della loro città, non si vede, ma proprio perché non si vede continua a operare, che funziona. Stranamente là sotto qualcosa gira, qualcosa si muove, si porta via l'acqua e la città non si allaga, non è poco. Se posso approfittare, l'11 novembre, fra pochi giorni, a Casalecchio, alla Casa dei Ghiacci, allo scaricatore Scaletta, una manifestazione anche lì legata all'acqua per far conoscere queste particolarità della nostra città. Grazie Fabio Marchi, noi ringraziamo anche Marco Serra, che ha fatto da operatore questa sera in modo non agevole, come avete visto, non erano riprese facili. Dedalus si conclude qui, grazie a tutti voi per averci seguito, vi auguro una buona notte.